Radio R, Basket On Air. Invece 96, Federico Mussini che è collegato con noi telefonicamente. Federico, buon pomeriggio. Ciao, buon pomeriggio. Ciao Federico, allora impossibile non iniziare chiedendoti della tua esperienza a Portland negli Stati Uniti per il Nike Hoop Summit, un'esperienza bellissima non solamente per quello che è successo in campo. No, veramente è stato tutto bellissimo, tutta una grandissima esperienza sia in campo che fuori, comunque un ambiente diverso rispetto a quello a cui sono abituato tutti i giorni, quindi è stato bello provare per una settimana diciamo un tipo di vita diverso e mi è piaciuto sotto tutti i punti di vista. Qual è stato il particolare che ti è piaciuto di più? Se il contesto della partita, il fatto che c'erano così tanti scout, così tanto interesse nei vostri confronti, qual è stata la cosa, la caratteristica che ti è piaciuta di più di questa settimana? Ma sicuramente allenarsi davanti a così tanti scout NBA è una cosa che non capita mai, quindi essere lì con i migliori giocatori del mondo della tua età e davanti a così tanti scout è una cosa incredibile, cioè non c'è niente più bello. Senti, lo sai che qui in Italia c'è stata tantissima attenzione nei confronti di questa manifestazione che molti conoscono, però più agli addetti ai lavori che pubblico, diciamo, i tifosi. Invece col fatto che c'è stata la tua convocazione, l'attenzione si è spostata appunto su Portland, tantissima gente ha voluto seguire i tuoi allenamenti, penso ad esempio ai video su YouTube, ma anche il fatto che Sky abbia trasmesso la partita. Questo ti ha fatto molto piacere, ti ha responsabilizzato, oppure è semplicemente un primo passo perché ti piacerebbe abituartici? No, sicuramente mi ha fatto tantissimo piacere e sicuramente qualcosa a cui mi piacerebbe abituarmi. Mi fa piacere che ci sia tantissima gente che mi segue e che mi sostiene e quindi visto che a questa manifestazione non andavo da solo, diciamo, anche per rappresentare l'Italia, sono contento e comunque sentivo di dover rappresentare un po' tutti, quindi sono molto contento. Senti, poi ovviamente parlando del tuo futuro, senza arrivare a quello molto lontano, parlavi di rappresentare l'Italia, ci sono delle manifestazioni durante quest'estate che sono importantissime per le nazionali giovanili. Ti posso chiedere, secondo i tuoi programmi, almeno al momento, quali saranno le manifestazioni a cui parteciperai, considerato che c'è il Mondiale Under 19 e l'Europeo Under 20, poi tra l'altro due appuntamenti uno dopo l'altro, uno si giocherà a Creta, l'altro si giocherà a Lignano Sabbiadore in Italia. Quale ti piacerebbe partecipare? Se hai già un accordo con la federazione per partecipare magari a tutte e due, e come farai poi a conciliare con la maturità tutto questo discorso? Servirebbe clonarsi probabilmente. Sì, probabilmente sì, veramente. Comunque, sicuramente farò il Mondiale Under 19 e poi credo molto probabilmente anche l'Europa Under 20, quindi farò tutti e due. Con la maturità sarà veramente dura fare tutto, quindi però devo fare un po' di sacrifici che non manca tanto, dopo sarà tutto più tranquillo. Senti, il fatto che il mondiale, scusami, che l'Europeo Under 20 finisca il 19 luglio e che la nazionale A si raduni il 20, ti fa venire in mente qualche strana idea? Oppure per quest'estate la nazionale dei grandi non è ancora il momento? Io penso che sia ancora presto per la nazionale A, quindi devo ancora lavorare molto, migliorare molto sotto tutti i punti di vista fisico e tecnico, quindi penso che Under 19, Under 20 bastino per quest'estate. Mani piene comunque. Senti, abbiamo in collegamento Pietro Chierici di Sportando, oltre al fatto che lui ti potrebbe fare qualche compito perché è molto bravo e quindi aiutarti anche nella maturità, però ha sicuramente una domanda per te, Pietro. Guarda, io partirei da una considerazione, perché tutti di fatto si chiedono la domanda a cui Federico ancora non può rispondere, cioè cosa farà quest'estate? So che tutti gliela vorrebbero fare e io però non cederò e non gliela farò. Però vorrei fare una considerazione appunto sulla sua scelta. Cioè, partiamo dal presupposto che per una scelta così non si possono dare consigli perché comunque sono scelte personali in cui dipende la soggettività e il carattere delle persone. Credo però che ci sia molta confusione comunque attorno a questa scelta che deve fare Federico, perché non c'è dubbio, no, che quella del college sia un'esperienza fantastica. Ma dipende comunque dal contesto personale di Federico in cui questa scelta è inserita.
uso una metafora. Il parmigiano reggiano è sicuramente uno dei miei formaggi preferiti, anche la cioccolata mi piace tantissimo, ma se mi propongono la cioccolata mentre sto mangiando il parmigiano, a malincuore devo dire di no. Traduco nel basket. Se sì, sono capito, allora sono non ti affidare a lui per la maturità, però stavo scherzando. No, se sono a Medio della Valle, in A2, a Casale Monferrato e non gioco, scelgo di andare al college in America, una scelta comunque coraggiosa, ma sensata. Non sto mangiando il parmigiano e viro sulla cioccolata. Se sono Mussini, gioco 17 minuti in Serie A, con una società e un allenatore che puntano forte su di me, allora la scelta della cioccolata forse non è quella migliore. America, campus universitario, esperienza collegiale, sicuramente sono due cose bellissime, ma bisogna vedere nel contesto di Federico se è la scelta migliore. Anche perché, e qui mi collego per la domanda, finalmente, dirà qualcuno, abbiamo visto il Nike Summit, è emerso una cosa, chiaramente, che Federico era il più pronto lì dentro, era quello che aveva il gioco più maturo, come mai? Proprio per l'esperienza che sta facendo adesso in Serie A, in Eurocup, sta maturando di più degli atleti americani che invece giocano in quel contesto. E sicuramente deve aumentare la fisicità, a parte il fatto che la ghisa c'è anche in Italia. Qui chiedo a Federico, quello che hai fatto, che hai visto a Portland, in termini fisici, è così diverso da quello che hai trovato in Eurocup, ad esempio, quest'anno con la Pallacanestro Reggiana? No. Entrambi c'era una fisicità molto alta. Sicuramente qua, ad esempio in Eurocup, ma anche in Serie A, oltre alla fisicità c'è anche molta più esperienza, quindi la sanno usare anche in un modo più intelligente, più, perché ci sono giocatori più vecchi, già adulti, quindi che tanto che giocano e hanno veramente tanta esperienza. Lì ovviamente erano tutti giocatori che venivano dall'high school, dove magari facevano tutto loro nella loro squadra o giocavano con gente che non aveva il loro fisico e quindi basavano tutto su quello, cioè molto uno contro uno di fisico, così. Quindi certo, sicuramente la difficoltà della mia scelta è proprio per questa situazione, perché anche a Reggio ho una situazione veramente ottima, quindi sono indeciso tra due cose buonissime, quindi cioè, da una parte sono contento di avere queste due possibilità, perché non tutti ce le possono avere, dall'altra è veramente difficile. L'importante è che sia una scelta fatta poi senza alcun rimpianto. In questa scelta, Federico, conta il fatto che giochi comunque per la squadra della tua città o è una responsabilità maggiore? Non so se ti è capitato di parlare magari con altri giocatori, penso in particolare a Riccardo Cervi, che non può essere definito un vecchio, però rispetto a te è un giocatore con maggiore esperienza. Anche lui gioca per la squadra della sua città, potrebbe essere un limite, un peso, una responsabilità, oppure semplicemente è soltanto un onore? No, sicuramente è un onore, perché comunque tutti ti conoscono, in qualche modo sono più affezionati a te rispetto agli altri giocatori, perché tu rappresenti proprio la città, quindi sicuramente è un onore giocare per la tua città, e quindi è qualcosa che rende tutto ancora più difficile. E tra l'altro, per rendere ancora più difficile il tutto, mettiamoci un'altra cosa, Federico, qualifichiamoci per l'Eurolega, così non ci pensiamo più, ulteriore ostacolo diciamo nella tua scelta, nel senso che un'annata in Eurolega davvero sarebbe una tentazione fortissima. È lì, è a portata di mano e quel secondo posto lo dimostra. Ci credete voi nello spogliatoio? Sicuramente anche quello lì sarebbe qualcosa di veramente stupendo da raggiungere con la squadra della propria città. E quindi sì, comunque noi abbiamo fiducia nelle nostre capacità e stiamo dimostrando quali sono. Comunque finora abbiamo fatto un ottimo campionato, però sappiamo che dobbiamo dare ancora il meglio di noi stessi per riuscire ad arrivare in finale, perché comunque ci sono tantissime buone squadre e fino alla prima fase di playoff sarà una guerra. Senti, un'ultima domanda, poi ti lasciamo. Quando sei tornato dagli Stati Uniti, i tuoi professori ti hanno fatto i complimenti per la prestazione per la settimana o ti hanno subito messo sotto per recuperare il tempo perduto? No, mi hanno fatto i complimenti, comunque sapevano che ero andato via, sapevano di questo impegno e anzi magari mi hanno aiutato nel riprogrammare le verifiche, le interrogazioni che avevo perso, quindi sono stati molto disponibili
E l'importante come durante il resto dell'anno, sì. di aver avuto accanto a te Andrea Menozzi, in generale, non soltanto in questa occasione, ma per la tua crescita da giocatore di pallacanestro, fondamentale, vero? Ma sì, lui mi ha allenato per tanti anni, e negli ultimi anni sicuramente è quello con cui ho passato più tempo in palestra e quindi sono migliorato grazie a lui, grazie ai suoi allenamenti e comunque anche alla mia voglia di migliorare, perché comunque tutte e due le cose devono essere insieme. Il famoso amore per il gioco, Federico. Esatto. Federico Mussini, grazie. In bocca al lupo per la trasferta di Pistoia e soprattutto poi da qui per il proseguo della stagione. Aspetteremo di sapere novità anche sul tuo futuro. Federico, grazie e buon pomeriggio. Grazie mille, credi. Ciao ciao Federico.